Buongiorno amici e amiche, buon martedì 16 novembre 2021. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 1-10. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Questione di punti di vista. Zaccheo sale su un albero per vedere Gesù. Lui non è alto, ha difficoltà a vederlo. Non è un personaggio amato a causa delle sue bassezze umane e dei suoi peccati. Ma noi sappiamo che un uomo non è il suo peccato, ma è le scelte che fa. Un peccato, per definirsi tale, ha bisogno dell'intenzione di porre in atto qualcosa che vada contro Dio o le sue creature. Se il peccato è indotto senza interpellare la volontà, non è un peccato. L'esclusione sociale di Zaccheo, che pur di sopravvivere era costretto a una condotta che non voleva seguire, lo relega a essere un peccatore, un reietto della società. Lui alla fine si convince di questo e non fa nulla per cambiare, dunque non ha la capacità di avvicinarsi a Gesù, perché gli altri lo tengono lontano. Ma Gesù lo chiama, lo fa scendere da quell'idea che altri avevano costruito di lui. Gesù gli dona una speranza e gli consente di capire che se hai la volontà di far entrare il Signore nella tua vita, la tua esistenza può cambiare. Zaccheo può finalmente guardare il mondo da un altro punto di vista. E tu? Vuoi che il Signore entri negli angoli più bui e bassi della tua vita? Buona giornata a tutti!